Buonasera a tutti, benvenuti a questa diretta in cui parleremo di un argomento molto interessante, i disturbi della comunicazione. Continueremo quello che già abbiamo affrontato nelle dirette precedenti, dei mercoledì precedenti. E abbiamo parlato della comunicazione, abbiamo parlato dell'informazione, abbiamo visto come si svolge il processo comunicativo anche alla luce della scrittura, e vogliamo continuare questa sera in tal senso e vogliamo approfondire ancora di più questo argomento, soprattutto vedendo cosa può succedere, quali disturbi ci possono essere nella comunicazione. Vedremo anche degli esempi nella scrittura di personaggi biblici che sono stati vittime proprio di questi disturbi nella comunicazione. Benvenuti, se volete potete scrivere nei commenti e fare anche delle domande a cui poi magari potrò rispondere alla fine. Bene, allora partiamo col definire cosa può essere un disturbo nella comunicazione. Il disturbo nella comunicazione tra due persone è una interferenza che si viene a creare, che fa sì che il messaggio che viene recepito da il cosiddetto ricevente non sia realmente quello che voleva trasmettere l'emittente, ossia io parlo, esprimo qualcosa, ma la persona che mi ascolta, la persona che riceve il mio messaggio, non recepisce l'informazione che io volevo dare, non recepisce ciò che io volevo trasmettere, ma c'è una difformità, c'è un'interferenza che si viene a creare e quindi sorge un'incomprensione. Allora, la persona che vuole trasmettere un messaggio, vuole comunicare qualcosa, solitamente intanto pensa a ciò che deve dire e pensa anche alle parole con cui si deve esprimere e pensa anche magari ai gesti, all'espressione del viso, al tono con cui deve dare quel messaggio. Però a volte succede che, nonostante abbia pensato a come esprimere quel messaggio, in realtà non riesce a esprimersi come vorrebbe. A quanti è successo di pensare, ma dopo magari aver avuto una conversazione con qualcuno, ma mi avrà capito, mi sono espresso bene? È successo, penso, a tutti, che magari poi ripensando a una conversazione pensiamo appunto che non ci siamo espressi come volevamo, come desideravamo. E quindi a volte anche nell'emittente, in chi vuole mandare un messaggio, si crea questa interferenza, questo disturbo nella comunicazione. Magari non viene usata la gestualità giusta, magari non viene usato il tono di voce giusto, magari non vengono usate le parole giuste, quindi per quanto magari ci vogliamo sforzare, non riusciamo a dare perfettamente il messaggio che volevamo comunicare. Poi ci può essere una interferenza meccanica, ad esempio se ci sono due persone che parlano, passa un treno, c'è un rumore improvviso, c'è un disturbo nella comunicazione, non viene ascoltato veramente il messaggio e quindi si crea questa interferenza meccanica.
Un'altra interferenza invece si può venire a creare nel ricevente, perché colui che ascolta il messaggio, tante volte, dovendo decodificare questo messaggio perché ascolta, il suo interlocutore, deve capire cosa quella persona voleva dire. E quindi deve ascoltare le parole, ma ci sono anche quei famosi segnali non verbali che deve recepire, quindi il tono di voce, la gestualità, i movimenti, quindi i gesti, e tutti questi segnali devono essere decodificati in modo tale che il ricevente appunto riceva il messaggio, ma non è sempre che il ricevente riceve il messaggio che voleva comunicare inizialmente l'emittente. Quindi tante volte ci sono delle incomprensioni. Quante volte abbiamo sentito di parlare di incomprensioni? Non ci siamo capiti, non ci siamo compresi. Soprattutto quando magari il ricevente, colui che riceve il messaggio, ha già dei preconcetti su quella persona che gli sta parlando, ha già, come dire, è prevenuto su quella persona, magari già ha dei sentimenti, delle emozioni verso quella persona che gli fanno recepire quel messaggio in un modo piuttosto che un altro. Quindi tante volte cosa si viene a creare? C'è il ricevente, colui che dà il messaggio, poi c'è la via che può essere anche disturbata, però non sempre, ecco, ci sono i camion, i treni che passano, e poi c'è il ricevente che deve ricevere il messaggio. Nella via i problemi meccanici sono facilmente superabili. Se non ci siamo capiti perché è passato un treno, ci può stare. Ripetiamo il messaggio e siamo d'accordo sul fatto che non ci siamo capiti perché è passato il treno. Ma sono molto più delicate quelle interferenze emozionali, quindi quelle interferenze dovute a preconcetti, a sentimenti, a emozioni che si hanno verso una persona. Se parliamo con una persona con cui siamo risentiti, molto probabilmente ogni parola, ogni messaggio verrà decodificato in base a quel risentimento, perché già siamo feriti da quella persona, quindi andiamo in un meccanismo di difesa, quindi ascoltiamo quelle parole in un certo modo, piuttosto che in un altro. Non c'è quella semplicità, non c'è quella purezza nell'ascolto, ma c'è quel filtro che mi fa ricevere il messaggio in quel modo piuttosto che in un altro. Quindi anche nella decodifica del messaggio, chi riceve il messaggio, chi ascolta una persona, parlare a volte, come dire, a quei preconcetti che possono essere dei preconcetti dovuti a eccessi emozionali o a eccessi, a eccessi mentali. E adesso lo andremo a vedere, nello specifico nella Bibbia. Se, a quanti è successo, per esempio, che si è stanchi, magari si torna da lavoro, si è stanchi, nel momento in cui si è stanchi si ha un aspetto un po' più mesto del solito, magari un viso un po' più stanco, un viso un po' più provato. Magari quella persona, essendo stanca, parla con un'altra. Chi riceve il messaggio vedrà quel viso mesto e penserà: mi sta parlando così forse perché è offeso con me? Forse io ho fatto qualcosa? Forse è risentita verso di me?
quindi c'è una decodifica sbagliata di un segnale non verbale. Quella persona ha il viso mesto perché è semplicemente stanca, perché magari è stata al lavoro, ha la testa piena magari delle cose che sono successe durante la giornata, non ce l'ha, non ha assolutamente niente contro quella persona con cui sta parlando, però quella persona che riceve la comunicazione magari si sente risentita perché ha ricevuto una parola con quel viso mesto, con quel viso che non era sorridente e magari si vengono a creare delle incomprensioni dal nulla, si vengono a creare delle incomprensioni perché c'è un'interferenza, una decodifica sbagliata del messaggio che non era appunto quello che voleva comunicare l'emittente, colui che dava il messaggio. Se io magari appunto torno da lavoro con un viso stanco e saluto, facendo un esempio, saluto mio marito con un viso stanco, ciao. Così magari lui potrebbe pensare, ma sei arrabbiata con me? Invece, così non è, quindi capiamo che anche gli atteggiamenti, la mimica facciale fa molto. E tante volte anche nei rapporti tra persone, tra amici, tra coniugi, tanti problemi familiari che si vengono a creare, molto spesso sono dovute a mancanza, a interferenze, a disturbi nella comunicazione. La maggior parte dei problemi che ci sono, che fanno scaturire poi anche disastri familiari, o al lavoro o in qualsiasi ambito, sono dovute a problemi di comunicazione, a disturbi di comunicazione, interferenze nella comunicazione. Benedizioni Alessandro, benvenuto. Anche adesso andiamo a guardare nella Bibbia degli esempi di persone che hanno mal interpretato atteggiamenti o parole di altre persone. Un esempio è avevamo parlato di eccesso mentale, quindi persone che decodificano male il messaggio che gli viene dato per un eccesso mentale e ci sono altre persone che decodificano male per un eccesso emozionale. Adesso lo andiamo a vedere nello specifico. Un eccesso mentale è l'esempio di Saul. Chi era il re Saul? Il re Saul nella Bibbia è stato un re, unto re di Israele per volere di Dio, che stava andando bene, era un re amato, aveva tante vittorie. A un certo punto ha cominciato a inquinare la sua mente dalla gelosia verso Davide. Davide era un giovinetto che amava Dio, era semplice, e lui ha cominciato a essere geloso di questo giovane che stava riportando nel campo di battaglia delle vittorie. Ma Davide gli era fedele, Davide gli era sottomesso, Davide amava Saul, però lui per questo eccesso mentale ragionava troppo, pensava troppo, qualsiasi cosa potesse fare Davide, lui pensava che fosse un qualcosa che aveva complottato contro di lui. Lui ha avuto un'immagine che gli si è messa davanti, un'immagine che in realtà era difettosa di Davide, perché Davide era semplice nei suoi confronti, Davide lo amava. Davide era sincero, però
Però il nemico gli aveva messo un'immagine distorta di Davide e questa immagine distorta l'ha portato alla follia, perché poi sappiamo tutti che Saul non fece una bella fine. Andiamo a leggere un passo della scrittura per capire bene dove è stato il disturbo nella comunicazione che ha portato poi al declino del re Saul. E lo vediamo in 1 Samuele, al capitolo 18, versi dall'8 al 9. Quindi 1 Samuele, capitolo 18, versi dall'8 al 9. Or Saul si adirò fortemente e questa cosa gli dispiacque e disse: a Davide ne hanno attribuito 10.000 e a me ne hanno attribuito solo 1.000. Ora non gli manca altro che il regno. Così Saul da quel giorno in poi guardò Davide con gelosia. Cosa era successo? Saul e Davide andavano in battaglia. Davide era un soldato, invece Saul era il re. Il popolo, nel momento in cui rientrarono dalla battaglia e quindi dovevano festeggiare, il popolo doveva festeggiare questa grande vittoria, il popolo, le donne del popolo cominciarono a dire a Saul i suoi 1.000 e a Davide i suoi 10.000. Quindi stavano acclamando di più Davide anziché Saul, che era il re. E come abbiamo letto, Saul si adirò molto di questa cosa, si è ingelosito, è stato preso totalmente dalla gelosia. Ma c'è stata appunto una decodifica sbagliata del messaggio, perché quelle parole, quelle parole dette per gioia, per semplicità da parte del popolo, lo hanno colpito così tanto, lo hanno colpito così tanto sia nel cuore ma soprattutto nella mente, che a lui ha cominciato a ragionare su quelle parole, è diventato ossessionato da quelle parole. Quelle parole hanno prodotto quel pensiero, quell'immagine mentale distorta di Davide, e Davide, nonostante gli avesse dimostrato la sua fedeltà, nonostante gli avesse dimostrato che lui non aveva intenzioni di rubargli il regno assolutamente, perché lui sapeva che lui era l'unto, il re che era stato scelto da Dio, questo non era schiacciato totalmente da questi pensieri, si è fatto dominare da questi pensieri. E per tutta la sua vita poi ha cominciato a perseguitare Davide. E Davide era semplicemente un servo umile, con un cuore verso Dio. Lui non aveva intenzioni malsane, ma voleva soltanto servire Dio, lo onorava come re, ma ha dovuto subire questa persecuzione da parte di Saul. E alla fine, Saul, schiacciato il suo regno, il suo mandato come re, andò in declino perché raggiunse veramente la follia e alla fine si suicidò. Si è suicidato e questo non era quello che Dio aveva scelto per Saul. Quindi vedete come un'immagine sbagliata, una decodifica sbagliata di un messaggio ha portato un re alla distruzione, addirittura al suicidio. E questo non era quello che Dio aveva stabilito per re Saul, assolutamente. Quindi vedete come un pensiero può distruggere un re. Un pensiero di gelosia, un pensiero di ossessivo di gelosia lo ha portato poi al declino e poi Dio mise al trono Davide. E quindi questo è stato un eccesso mentale da parte sua, un ragionamento eccessivo, un ragionare eccessivamente ingelosirsi senza motivo verso una persona. Un altro esempio invece di decodifica sbagliata di un messaggio, però è stato un eccesso emozionale, quello di Giuda nel Nuovo Testamento.
Sappiamo che Giuda è stato quello che ha tradito Gesù, che ha venduto Gesù al Sinedrio e poi Gesù è stato crocifisso, è stato incarcerato, è stato crocifisso per colpa di Giuda che lo ha venduto per 30 denari. 30 denari era il prezzo con cui a quel tempo si pagava uno schiavo, quindi pensate quanto valeva per lui Gesù Cristo, il Messia. Ma qual è stata la decodifica sbagliata di Giuda verso Gesù? Molto probabilmente Giuda era una persona delusa, delusa da Gesù. Molti pensavano che Gesù dovesse essere il liberatore, il condottiero che avrebbe portato il popolo di Israele fuori dal dominio romano, perché in quel tempo il popolo di Israele soffriva molto perché era dominato dai romani, era tassato dai romani, quindi loro si aspettavano quel condottiero, quel famoso messia che li avrebbe liberati dal dominio dei romani. E magari sicuramente Giuda lo aveva seguito perché pensava che lui fosse quel tipo di messia, quel liberatore, ma quando capì che l'intenzione di Gesù Cristo non era salvare il mondo con la ribellione, con la guerra, ma era salvarlo attraverso la sua morte, la sua risurrezione, lo aveva anche profetizzato. Il messaggio di Cristo era un messaggio puro, un messaggio di amore, un messaggio di misericordia. E non era quello che loro si aspettavano, quel condottiero che loro si aspettavano. Allora molto probabilmente Giuda doveva essere, aveva decodificato male, aveva capito male Gesù, era deluso da Gesù. E questo l'ha portato a venderlo per pochi spiccioli. 30 denari, va bene, erano 30 denari, però in confronto a quello che era la preziosità di Cristo, era nulla quel denaro. E questo è stata una delusione che lui ha avuto, ma poi vediamo, andiamo a leggere, perché tante volte noi, ah, Giuda, brutto, cattivo Giuda, però vediamo anche. Se andiamo a leggere la scrittura, la disperazione che lui ha vissuto nel momento in cui lui si è reso conto di quello che aveva fatto. E lo prendiamo in Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 27, al verso 3, dove è scritto: allora Giuda, che lo aveva tradito Gesù, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, tradendo il sangue innocente. Ma essi dissero: che ci importa? Pensaci tu. Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Quindi vediamo che Giuda ha affrontato, nel momento in cui si rese conto di quello che aveva fatto, voleva rimediare in qualche modo, è entrato in disperazione quest'uomo. Ha sbagliato a non andare ai piedi di Cristo a chiedere perdono, ma andò a voler rimediare con le sue forze, andò a voler rimediare con le sue mani quello che aveva fatto, mentre Pietro si pentì, andò ai piedi di Cristo, si pentì e tornò dopo averlo rinnegato. Giuda invece non voleva rimediare con le sue forze, ma con le nostre forze non possiamo rimediare al peccato, è soltanto Cristo che rimedia al nostro peccato. Quindi vediamo che poi Giuda, in balia della disperazione, fece la stessa fine di Saul. Morì suicida. Era questo lo scopo, era questo quello che Dio aveva preparato per Giuda, era questo quello che Dio aveva preparato per Saul. Dio voleva che loro finissero morti suicidi? No, assolutamente.
ma nel momento in cui furono presi in balia della loro disperazione, Saul per un eccesso mentale, un eccesso di pensieri, un eccesso di gelosia, ah, mi vogliono rubare, lui vuole rubare il mio regno, lui sta facendo questo perché mi vuole rubare, mi vuole usurpare. Oh, e nel momento in cui ho cominciato questi ragionamenti, allora lì è entrato il declino. Invece Giuda era insoddisfatto, ma questo qui lo stiamo seguendo, ma lui non sta facendo quello che volevamo noi, lui non mi sta soddisfacendo. E ecco, questo è quello che succede tante volte quando siamo insoddisfatti di qualcuno, una persona magari che ci ha deluso, una persona da cui as ci aspettavamo molto, ci aspettavamo che doveva fare tanto per noi, invece quell'aspettativa non è stata soddisfatta. Allora se ci sentiamo delusi da quella persona, allora cerchiamo la nostra vendetta, vogliamo togliere, vogliamo liquidare quella persona in qualche modo, però vediamo che sia nell'uno che nell'altro caso, entrambi i personaggi hanno compreso male le persone che avevano di fronte, avevano capito male, sono entrati in balia dei loro pensieri e alla fine tutti i loro pensieri li hanno portati alla distruzione. Entrambi sono morti suicidi, sia Saul che Giuda. Questo era l'obiettivo che Dio aveva per loro? No, assolutamente. Ma questa era l'immagine che Satana aveva messo nelle loro menti. Allora loro, invece di ascoltare la voce di Dio, hanno cominciato ad ascoltare e a guardare e andare in balia dei pensieri che gli aveva messo Satana. È questo, quando siamo in balia dei nostri pensieri, quando diamo ascolto a tutte le voci, tutti i pensieri che ci passano per la testa, soprattutto quando sono pensieri che ci bombardano contro altre persone, allora quei pensieri ci portano al suicidio, non al suicidio naturale, in casi estremi può succedere anche quello, però un suicidio spirituale, facciamo male a noi stessi. Quindi qual è la soluzione? Quando non avere problemi di comunicazione con le persone che ci stanno davanti, prima di tutto dobbiamo essere liberi dagli eccessi mentali, dobbiamo chiedere al Signore, dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di essere liberati da tutti quei pensieri, da tutte le delusioni, da tutte le gelosie, da tutti i malesseri che abbiamo dentro, perché soltanto lui che può dare la libertà nel cuore. Allora potremo ascoltare le persone in un altro modo, non con preconcetti, non con pregiudizi, non con appunto dei pregiudizi che fanno deformare il messaggio che riceviamo, ma li possiamo ascoltare con purezza. E anche se dovessimo trovarci davanti a persone che ci fanno del male, che comunque ci vogliono ingannare o non ci danno il messaggio che proprio ci piace, ma lo filtreremo sempre, non con i nostri pensieri, ma con l'amore di Cristo. E non ci farà e niente ci potrà fare più male. Quindi proteggeremo il nostro cuore e avremo anche compassione per quella persona che abbiamo davanti. Tante volte abbiamo davanti persone che ci fanno male, che magari ci dicono cose che non tanto ci piacciono, ma le guarderemo e le ascolteremo in un altro modo, filtrando con l'amore di Cristo, perché quando non filtriamo con l'amore di Cristo, come abbiamo visto sia nel caso di Saul sia nel caso di Giuda, Saul era geloso. Ragionava, pensava e odiava Davide, ma anche nel caso di Giuda, che era deluso da Gesù Cristo, allora il risultato sarà sempre un disastro. Non dobbiamo andare in balia dei nostri pensieri, ma dobbiamo filtrare tutto con l'amore di Cristo. Amen. E amen. Ho visto diversi messaggi, pensieri negativi distruggono, portano angoscia. Gesù è la vera pace, è vero, è così. Gesù è la vera pace, è l'unico che può darci totalmente pace e farci affrontare la vita e anche le relazioni in un modo diverso, proteggendo il nostro cuore,
avendo delle buone e sane relazioni. Quindi dobbiamo prendere esempio dalla scrittura e tante volte ci sono dei personaggi, perché magari vogliamo guardare soltanto i personaggi che hanno fatto bene. No, bisogna anche guardare i personaggi che hanno fatto male e ricevere, prendere degli spunti in modo da capire dov'è che hanno sbagliato e non fare la stessa cosa. Quindi purifichiamo la nostra mente attraverso la preghiera, attraverso la scrittura e attraverso l'amore di Cristo. Se è la prima volta che ascolti un messaggio del genere, sappi che Gesù Cristo è morto sulla croce ed è risorto perché tu possa avere una nuova vita, un nuovo futuro, una nuova gioia, una nuova pace che il mondo non ti ha mai dato. Tante persone ti hanno ferito, tante persone non sono state comprensive verso di te, ma non andare in balia dei tuoi rimorsi, delle tue vendette, dei tuoi pensieri, perché rimuginando sempre su questi pensieri, su questi ricordi, non fai altro che annaffiare una pianta spirituale. È come una piantina, quel pensiero è una piantina. Nel momento in cui tu pensi e ripensi, ripensi sempre su quella cosa, su quelle persone che ti hanno fatto male, quelle persone che ti hanno deluso, allora lì crescerà rancore, amarezza, dolore, ma così non deve essere. Così stai facendo un suicidio spirituale. Cristo ti può liberare, Cristo ti dà la pace, ti dà tutto quello che tanti non ti hanno mai dato, ma Lui è l'amore, Lui è la gioia, Lui va a lenire tutto quello che non c'è mai stato e tutto quello che ti è mancato. Perciò io ti voglio benedire. Voglio benedire ciascuno di voi che siete stati qui questa sera. Spero che questo messaggio sia stato di edificazione. Prego nel nome di Gesù Cristo che ogni eccesso mentale, ogni eccesso emozionale, ogni dolore, ogni pensiero, ogni rancore verso persone che hanno provocato anche dei problemi di comunicazione con parenti, con coniugi, con amici, con colleghi di lavoro, nel nome di Gesù Cristo venga tolto e possa l'amore di Cristo pervadere il tuo cuore e possa tu trovare una nuova gioia, una nuova pace che soltanto Dio può dare. Ti invito a mettere mi piace nella nostra pagina Missione Unità Cristiana. Abbiamo anche il nostro canale YouTube dove troverai tutti gli insegnamenti della parola che facciamo. Dio ti benedica e benedizioni a tutti. Vi saluto. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 20:30, qui su Facebook. Dio vi benedica.